Qual è la verità su Međugorje? Qual è la verità su questo grande fenomeno di apparizioni mariane che in questo villaggio dell'ex Jugoslavia fa parlare di sé ormai da tanti anni e richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo? E voglio dare il mio piccolo contributo provando a proporre un percorso, 12 indizi e una conclusione, cercando di far emergere la verità su Međugorje. Ecco, non perdere tempo in posizioni preconcette o inutili polemiche, perché sia essere a favore o essere contro è ragionevole solo se uno ha a cuore la verità e poi il Signore illumina e ciascuno fa il suo cammino. Io porto alcuni elementi che mi paiono veramente fondati per prendere una posizione autorevole. Anzitutto si parte dal seme. Il seme di quel grande albero che è Međugorje ed è un seme positivo perché la Commissione internazionale guidata dal cardinale Ruini, che ha lavorato tra il 2010 e il 2014, ha riconosciuto come credibili almeno le prime sette apparizioni della Regina della Pace. Strano pensare che siano vere le prime sette e poi false le altre, visto che c'è una omogeneità molto forte in tutto lo sviluppo di questo grande fenomeno mariano. Due. Se andiamo ai frutti, che è un criterio evangelico che Gesù stesso dà per riconoscere il buon albero, si guardano i buoni frutti, dobbiamo dire che anche qui non mancano, sono numerose le guarigioni scientificamente inspiegabili. Nella parrocchia di Međugorje ci sono circa 500 fascicoli custoditi che potrebbero un giorno portare al riconoscimento di altrettanti miracoli. Numerose sono anche le conversioni, milioni di fedeli e lo stesso Papa Francesco ha evidenziato nel suo intervento su Međugorje, quando era in volo di rientro da Fatima per il centenario delle apparizioni nel 2017, che non c'è la bacchetta magica, sono conversioni numerose, autentiche e permanenti. E poi ancora le vocazioni religiose e sacerdotali, solo chi ha dato testimonianza diretta di come la sua vocazione è nata direttamente a Međugorje, beh, sono oltre 600 i casi che si contano. E poi aggiungiamo anche le comunità religiose o di vita cristiana, di evangelizzazione, che sono nate a Međugorje o a Međugorje hanno trovato una preziosa occasione per rivitalizzarsi. Ecco, se questi frutti sono così buoni e se è buono, lo dice la commissione internazionale che ha indagato il seme originario, diventa difficile dubitare dell'albero che sta in mezzo, deve essere buono anch'esso. 3. Andiamo con ordine. Ci possiamo chiedere se i veggenti siano credibili. Bene, fin dall'inizio delle apparizioni, nei primi anni, sono stati fatti esami scientifici sui sei ragazzi che asserivano di vedere la Madonna e la scienza, grazie a due equipe internazionali di medici ed esperti non per forza credenti, italiani e francesi, sono arrivati alle stesse conclusioni. La scienza dimostra che questi ragazzi vivono un'esperienza di tipo preternaturale. Le pupille si dilatano durante l'apparizione, per cui vedono davvero qualcosa o qualcuno che gli altri non vedono. C'è una analgesia, c'è una assenza di stimolo, diciamo così, dolore e reazione che normalmente gli uomini non hanno. E poi ancora c'è la simultaneità. Quando tutti i sei ragazzi vedono, si buttano in ginocchio di fronte a questa presenza che soltanto loro riescono a percepire. Molto importante anche l'aspetto psicologico e psichiatrico, che ha concluso dicendo che questi ragazzi non hanno allucinazioni, non sono schizofrenici, non sono dei mitomani, ma godono di un perfetto equilibrio mentale, sono sinceri e credibili. 4. Hanno vissuto persecuzioni fortissime ad opera del regime comunista, sotto cui Međugorje stava ancora al tempo delle prime apparizioni nel 1981 e fino al 91, quando ci sarà il crollo del comunismo sovietico. Parlo di persecuzioni perché dopo che si è sparsa la notizia delle apparizioni, questi ragazzi avevano tra gli 11 e i 16 anni al tempo delle prime apparizioni, hanno subito interrogatori, sequestri, minacce, violenze psicologiche, anche ricatti. Pensate che li minacciavano. Non avessero ritrattato tutti i loro racconti, avrebbero tolto il passaporto ai genitori. All'epoca era fondamentale il passaporto per quelle famiglie perché i padri di famiglia potevano andare in Germania a lavorare. Nonostante questo, i ragazzi mai hanno ceduto alle pressioni. E questo è un elemento che consideriamo una sorta di prova dell'eroismo delle origini di Međugorje. Ricordiamo che all'epoca il comunismo impediva di manifestare pubblicamente la fede. Non potevano in nessun modo esprimere il loro credo religioso, coloro che erano sotto questo regime comunista, se non in chiesa o a casa propria. Quindi pensate il rischio che si correva radunando tante persone su una collina delle apparizioni,
all'aperto in un luogo pubblico. Non era la scelta più facile. Queste vere persecuzioni portano con sé altri indizi di credibilità ed è il quinto che vi propongo. I ragazzi, testimonianza loro dei familiari, degli amici, non conoscevano le apparizioni mariane, non sapevano che la Madonna potesse apparire, non conoscevano neanche Lourdes Fatima, per cui difficile pensare che potessero voler imitare questi grandi fenomeni mariane. E hanno accettato subito che la Madonna potesse apparire loro tutti i giorni. Questo voleva dire stravolgere la vita. Pensate cosa vuol dire avere un impegno di questo tipo tutti i giorni, essere disposti a far ruotare tutta la propria vita di ragazzini, di adolescenti, intorno a questo grande avvenimento del cielo. E non soltanto essere fedeli a questo impegno, ma anche essere ostaggio dei pellegrini che a tutte le ore del giorno e della notte si rivolgevano a loro per avere informazioni, sapere com'era la Madonna, volevano sentire la loro testimonianza. E alcuni di loro hanno questo appuntamento quotidiano con la Madonna da 40 anni. Ma tutti sempre disponibili quando si tratta di continuare in questo servizio di testimonianza, un impegno a pensare al quale si può dire come potevano fingere dinanzi a una missione così impegnativa che si sono assunti con una fedeltà così forte, così preziosa. Aggiungo ancora al sesto elemento il fatto che, pur esponendosi singolarmente a domande, richieste di testimonianze o interviste, hanno sempre mostrato una grande convergenza nei particolari che hanno reso di avvenimenti che hanno quindi realmente vissuto in simultanea, con grande coerenza, in maniera proprio uniforme. Questo è un particolare importante che a volte si omette di considerare. Poi voglio ancora ricordare, ecco, un punto focale, il settimo indizio, a chi si lamenta dicendo: ma la vita dei veggenti oggi non risplende di santità manifesta. Intanto dico che soltanto Dio conosce il cuore delle persone e a Lui solo va lasciato il giudizio. Però preciso, punto primo, ci sono dei criteri che la Chiesa ha stabilito in un documento apposito nel 1978 per giudicare delle presunte apparizioni mariane, e si dice che un elemento pro o contro è la moralità dei veggenti, non la santità. È sufficiente avere una vita ordinaria, se vogliamo. Due, bisogna ricordarsi che in alcuni casi i veggenti che non hanno avuto una vita di straordinaria santità sono stati ritenuti credibili. Penso al 1846, la Salette in Francia, quando la Madonna appare a Massimino e Melania, e appena 5 anni dopo il vescovo dice: riconosco che un evento soprannaturale c'è stato. E non lo dico guardando alla vita morale dei veggenti, ma pensando allo straordinario frutto di conversione che c'è stato, vedendo le migliaia di persone che andavano a confessarsi sui monti di La Salette, non lontano da Gap, in Francia. Analogamente, si può dire che la vita da adulti di Massimino e Melania non è stata di santità manifesta, inquietudini, alti bassi, momenti di incertezza. Ci sono stati, eppure le apparizioni la Chiesa le ha giudicate credibili. Quindi non è un'obiezione valida. E poi ancora c'è un principio che insegna la Chiesa: il carisma, che è un dono al servizio della comunità e della Chiesa, non è garanzia di santità. Il carisma che i veggenti hanno è quello di vedere la Madonna e trasmettere i messaggi. E quello che si richiede non è una testimonianza eroica delle virtù cristiane da parte di questi veggenti, ma che abbiano una vita ordinaria, onesti cittadini, bravi cristiani, ma che siano fedeli a quello che il carisma richiede. A cosa richiede il carisma loro? Che accolgano e trasmettano i messaggi della Madonna. E questo lo stanno facendo in modo fedele da quasi 40 anni. E poi il fatto che alcuni lamentano: i veggenti hanno aperto pensioni per i pellegrini. Ma è normale, a Medjugorje si vive di turismo religioso, come in qualunque altro centro che abbia un santuario mariano di fama internazionale, e anch'essi devono poter mantenere le proprie famiglie, spesso lavorando direttamente nelle pensioni dove accolgono i pellegrini. Ecco, queste non sono obiezioni tali da poter inficiare la realtà della soprannaturale apparizione di Maria ad ognuno di essi. E poi ancora 8, si dice spesso il parere negativo dei vescovi locali. Allora è vero, il primo vescovo che si incaricò di occuparsi del caso, il vescovo di Mostar, entro cui ricade la competenza di Međugorje, Monsignor Zanić, all'inizio era un entusiasta sostenitore dei ragazzi e poi cambiò improvvisamente parere. Ora, questo cambio repentino lo sappiamo ormai con certezza per i documenti che sono stati ritrovati dopo il crollo del comunismo sovietico nel 91, finalmente tradotti in tempi recenti. Monsignor Zanić è stato sottoposto a pressioni, a violenze psicologiche, per non dire ricatti, da parte del regime comunista, che temeva che se queste apparizioni fossero state
come si può dire, anche confermate dalla Chiesa, questo fenomeno popolare avrebbe potuto mettere in crisi lo stesso regime comunista. Il suo successore dal 93, Monsignor Peric, ha dei problemi di gestione nei rapporti con i francescani, ha delle vedute anche personali che hanno sicuramente influenzato il suo parere negativo. Ma quello che è più importante notare è per quale motivo, nonostante questo parere negativo, Medjugorje non è caduta nel dimenticatoio, non è stata bocciata. Eppure nell'85 Monsignor Zanic, vescovo di Mostar, competente su Medjugorje, aveva detto: "Per me è tutto falso, un inganno". Ebbene, il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede in quell'anno decise che ormai Medjugorje era un fenomeno internazionale e non si poteva fare a meno di un parere almeno della Conferenza Episcopale Jugoslava, quindi un'autorità molto più ampia, molto più titolata a pronunciarsi in merito. E nel 91 questa Conferenza Episcopale Jugoslava ha prodotto la cosiddetta dichiarazione di Zara, che al contrario non dice che il fenomeno è falso, ma riconosce gli importanti frutti spirituali e raccomanda attenzione pastorale. Insomma, Medjugorje è stato salvato dall'intervento di questo prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che in quell'anno rispondeva al nome del cardinale Ratzinger, oggi meglio conosciuto come Papa Benedetto XVI. Questo per capire il ruolo di quanti hanno potuto intervenire secondo i piani della Provvidenza su Medjugorje. Ancora, ed è il nono elemento che cito, oltre al riconoscimento delle prime sette apparizioni che emerge dal lavoro della Commissione Ruini, voglio ricordare che lo stesso Papa Francesco ha contribuito a riconoscere Medjugorje, ha inviato Monsignor Oser, arcivescovo polacco, come suo osservatore speciale, e proprio Monsignor Oser, che oggi risiede a Medjugorje, ha riconosciuto ufficialmente la possibilità di fare pellegrinaggi da parte di parrocchie e diocesi a Medjugorje il 7 dicembre del 2017. Papa Francesco pubblicamente ha riconfermato questa opportunità di pellegrinaggi ufficiali a Medjugorje il 12 maggio del 2019. Ora, se la Chiesa non pensasse che c'è del buono a Medjugorje, perché permettere pellegrinaggi ufficiali? E aggiungo che io stesso ero presente nella messa di Capodanno del 2019, celebrata a Medjugorje dal nunzio apostolico della Bosnia, quando disse: "Un caro saluto a tutti voi che siete venuti a onorare la Vergine Maria, qui onorata col nome di Regina della Pace", come dire che anche il culto riceveva un'approvazione. Questi sono elementi importanti che spesso si omettono o si trascurano. 10. Un altro elemento di credibilità viene dai messaggi stessi della Regina della Pace. Quelli pubblici in 40 anni di apparizione sono circa 1200. Oggi vengono dati il 25 di ogni mese attraverso Maria e poi alcuni messaggi straordinari quando i veggenti hanno l'apparizione annuale o in altre circostanze. Bene, in questi messaggi non c'è un solo errore teologico. Lo posso dire con un minimo di competenza di causa, non fosse altro perché non sono soltanto laureato in filosofia, ma anche in scienze religiose, anche in teologia. Da 12 anni studio i messaggi della Regina della Pace a Medjugorje con Padre Livio e non c'è una sola sfumatura di errore teologico. Non solo, ma c'è una tale uniformità di scrittura, di ricorrenze lessicali e proprio di concetti che non si può pensare che li avessero inventati i ragazzini che intanto sono cresciuti e hanno cambiato il loro modo di esprimersi. Basta ascoltare o leggere le loro testimonianze. Un tempo erano bambini, oggi sono adulti, e neanche possono essere stati i frati che nel tempo sono cambiati diverse volte alla guida della parrocchia. Una tale uniformità di messaggi ha senso solo se c'è una fonte unica e soprannaturale, capace di offrire sintesi così sapienti di quello che è il Vangelo, niente di più, perché poi il messaggio non aggiunge nulla se non il Vangelo stesso. Già nel 1985, inoltre, in un messaggio della Regina della Pace si diceva: "Sono qui per dare messaggi come mai avvenuto in nessun'altra parte del mondo, in nessun momento della storia". Ora, com'è possibile nell'85 che dei ragazzini o dei frati si prendano un impegno simile, non sapendo come sarebbero mutate le circostanze della parrocchia o della loro vita in tutti gli anni a seguire? Un impegno che soltanto la Madonna poteva prendersi. E poi ancora, stiamo sui messaggi, molti di essi sono profetici, ad esempio relativamente alle vicende della Polonia con il regime militare dell'81, oppure per il crollo del muro di Berlino dell'89, il crollo del comunismo sovietico nel 91, ancora per la guerra balcanica che ha insanguinato la ex Jugoslavia tra il 91 e il 95, l'attentato alle Torri Gemelle del 2001 e la morte di San Giovanni Paolo II nel 2005, e moltissimi altri che potete trovare nei messaggi che si trovano, ecco così, seminati in questi 40 anni.
e che rivelano o in anticipo alcuni avvenimenti o la lettura di avvenimenti internazionali con gli occhi della fede. Nessun essere umano avrebbe potuto fare altrettanto. E poi ancora sono messaggi perfettamente ortodossi dal punto di vista cristologico. La Madonna non mette se stessa al centro, invita in tutti i messaggi a credere a suo figlio. In particolare mi piace citare il messaggio del 1986 in cui la Madonna dice: fare la comunione è più che essere veggente, segno che al centro c'è l'Eucarestia, secondo l'insegnamento pienamente, ecco, uniforme a quella che è la dottrina cattolica. E ancora un undicesimo indizio che voglio proporre è la testimonianza autorevolissima di San Giovanni Paolo II, un papa che ha fatto dell'amore a Maria la cifra caratteristica del suo pontificato, consacrato al totus tuus, tutto tuo, a Gesù per Maria. Molte testimonianze autorevoli che si possono incrociare testimoniano che San Giovanni Paolo II su Međugorje ha detto: credo a Međugorje. Međugorje è la realizzazione di Fatima. Međugorje è il cuore spirituale del mondo e ancora, se non fossi papa, sarei già andato a Međugorje a confessare. Infine concludo ricordando alcuni messaggi particolari. Due, il 17 aprile e il 2 maggio 1982, affermano che queste a Međugorje sono le ultime apparizioni per l'umanità. Com'è possibile prendersi un impegno del genere all'inizio delle apparizioni, non immaginando che sarebbero durate 40 anni? Se fosse tutto falso, quando basterebbero apparizioni successive a Međugorje comprovate dalla Chiesa per smascherare questo inganno? E poi ancora, ed è il punto forse più forte, i 10 segreti rivelati ai veggenti: 3 di loro ne hanno già tutti e 10, 9, quelli che hanno apparizioni ancora quotidiane, vale a dire Maria, Visca, Ivan, hanno soltanto 9 segreti, ma tutti possono dire: abbiamo ricevuto segreti sul futuro della Chiesa e del mondo. Il particolare è che Miriana e anche altri veggenti nelle interviste lo hanno confermato. Hanno detto che i segreti verranno rivelati uno a uno 3 giorni prima di accadere. Ora, se fosse tutto un inganno, perché andare a mettersi in trappola con una promessa così difficile da mantenere? Perché non dire semplicemente ci saranno eventi gravi e sconvolgenti e prendere magari la pandemia da coronavirus come uno dei segreti? No, i segreti verranno rivelati attraverso un sacerdote, quindi nell'ambito di un'obbedienza alla Chiesa, 3 giorni prima. Ora, non è possibile credere che sia un inganno e che si siano così incastrati ingenuamente da soli. O qualcuno potrebbe dire: ma sì, sai, erano ragazzini, i frati erano un po' sempliciotti, erano degli ingenui, hanno promesso qualcosa che non saprebbero mantenere. Ma intanto questa promessa l'hanno ribadita nel corso di 40 anni di apparizioni. E poi scusate, ma se sono così ingenui, come farebbero questi ingenui e persone semplici a tenere il mondo intero col fiato sospeso per il futuro dell'umanità e della Chiesa da 40 anni? Allora conclude, ecco, con una sorta di appello, e l'appello è quello a tutti, ai credenti e non. Chi non è credente usi la testa e sia di fronte a questo fatto con l'amore alla verità che contraddistingue l'onestà intellettuale di qualunque essere razionale e ragionevole, e vedrà che ci sono elementi sufficienti per chiedersi: e se fosse tutto vero? E per chi è credente dico: guarda, se non credi a Međugorje, non essere almeno così animato dall'astio, dal livore, dal risentimento quando muovi le tue critiche, perché questo non è, ecco, caritatevole e non è forse cristiano. E prova a chiederti con cuore sincero: ma se fosse tutto vero, avrei davvero il coraggio di presentarmi davanti al Signore facendo vedere che ho disprezzato le parole della sua buona madre, che è venuta qui per rivolgere l'estremo appello alla conversione perché il mondo non si perda, ma ritorni a Gesù? Io prego il buon Dio per l'intercessione della Regina della Pace che possa suggerire le risposte giuste a tutti voi e che almeno usando prudenza, cautela e umiltà possiate aprirvi e continuare ad interrogarvi su questo grande mistero, la cui verità è decisiva per la salvezza del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.